nutrizioni per le api, tutto quello che c'è da sapere. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di offrirvi delle novità che vi permettano di affrontare l'apicoltura in modo nuovo, adattandovi ai tempi che cambiano, e questi cambiano continuamente. Avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. E ora passiamo all'argomento. Allora, per le nutrizioni sappiamo, molti di voi sanno, cioè chi praticamente ha le api da tempo, sa che si suddividono in nutrizioni liquide e solide. Ci sono delle grosse problematiche legate sia all'una che all'altra. Nutrizioni liquide, la conversione del prodotto liquido in un prodotto maturo nel favo è una cosa quasi impossibile, a meno che non se ne fornisca una quantità esagerata. Perché? Perché anche la soluzione liquida, la nutrizione liquida più concentrata, ha una percentuale di acqua superiore a quella di un miele maturo. Pertanto le api la devono deumidificare e deumidificandola ventilano, quindi consumano una buona parte degli zuccheri che gli avete dato con la nutrizione e allo stesso tempo invecchiano. Invecchiano prima perché lavorano di più. Ora noi siamo in una fase, siamo in autunno, siamo al 6 di ottobre 2023, quindi siamo in una fase in cui le api faranno l'ultima produzione che può essere smielata a seconda del caso oppure può essere utilizzata come nutrimento per le api stesse, ma che comunque stiamo andando verso l'invernamento. Quindi fornire un'adeguata quantità di nutrimento zuccherino è importante. È importante in questa fase dell'anno, cioè dove non si possono allargare perché magari i nuclei sono più piccoli, si stringono e si danno le nutrizioni. La nutrizione liquida, come vi ho detto, fa disperdere molta energia, è più costosa per l'agricoltore perché per ottenere lo stesso risultato con la nutrizione liquida bisogna fare più somministrazioni di prodotto. E quindi, e poi, come vi ho detto prima, invecchiano prima le api perché nel deumidificare loro lavorano e il loro corpo si usura, si invecchia, mentre invece noi abbiamo bisogno di api in questo periodo dell'anno che vadano a fare l'invernamento. Quindi devono nascere api nuove e resistere più a lungo che sia possibile prima di morire, perché devono portare la famiglia all'anno successivo, alla primavera successiva. Quindi, nutrizioni liquide che si trovano spesso e volentieri in commercio possono avere problematiche di questo tipo, che vi ho detto, concentrazione zuccherina più alta, ovviamente se no non sarebbero liquide, della concentrazione del miele maturo, impossibilità di analizzare, cioè è possibile analizzare il tenore di idrossimetilfurfurale, che è una molecola che deriva dalla degradazione del fruttosio che è presente in quantità più o meno elevata a seconda di quanto fruttosio è presente nello sciroppo. E questo magari vi viene dichiarato al momento della vendita del prodotto, però poi nessuno va poi a riscontrare quanto ce ne sia effettivamente. Quindi una parte di questo prodotto ha già subito un certo invecchiamento, una certa degradazione. Ci sono le soluzioni riguardo a delle nutrizioni liquide che abbiamo, una miscela che abbiamo sperimentato noi, molto concentrata dal punto di vista zuccherino, che non cristallizza e può andar bene, ma tuttavia anche la nostra miscela, per quanto possa essere concentrata, ha una concentrazione d'acqua superiore a quella del miele maturo. Oppure si può andare sui canditi commerciali in questa fase dell'anno
non vengono mangiati un granché, poi dipende dal candito, chiaramente. Io, per quelli che ho provato io, che comunque erano, diciamo, dei marchi, dei canditi famosi, ecco, non era il prodotto adatto. Non era il prodotto adatto, lo mangiano poco, specialmente quando c'è qualche fioritura, come adesso, lo mangiano poco e poi spesso e volentieri rimane un mattone di zucchero, assorbono la parte più liquida e lasciano il resto. Quindi sia nell'una che nell'altra, spesso e volentieri, e poi io non voglio generalizzare, ci possono essere, che ne so, qualche persona, qualche industriale intelligente che abbia fatto un prodotto valido, io non li posso conoscere tutti, ma per quelli che ho provato io, non è, che provai tanti anni fa, non ne rispondeva una. E allora iniziai a formulare delle miscele mie. Ho una buona conoscenza della chimica degli alimenti e mi misi a sperimentare. Vennero fuori delle formule, una delle quali in particolare, soprattutto sui canditi, se ne voleva appropriare una multinazionale, ma poi io decisi di divulgarle a voi, in modo che voi possiate farle direttamente, in modo artigianale, ricavandone un grande vantaggio. Perché? Queste nutrizioni solide hanno una percentuale d'acqua bassissima, vengono impastate con una percentuale d'acqua bassissima, ma per la loro particolare composizione, dovuta ai componenti che ci mettiamo dentro, non si seccano mai dopo l'apertura della confezione. Quindi, le api che cosa fanno? Raccolgono questo prodotto e praticamente lo mangiano e hanno soltanto la necessità di diluirlo, non di deumidificare, perché quindi si va a fare un prodotto che ha circa l'8% di acqua e loro lo devono portare almeno al 17%. Quindi devono soltanto raccogliere dell'acqua e impastarla con questo prodotto e diluirlo. Questo fa risparmiare un sacco di energia alle api, un sacco di tempo all'apicoltore perché diminuisce il numero di somministrazioni e poi anche un sacco di soldi risparmia all'apicoltore. Primo, perché il prodotto finito alla fine costa meno della maggior parte dei canditi commerciali, cioè come costo delle materie prime e lavorazione. Uno. Seconda poi, costa meno perché lo mangiano di più e mangiandolo di più loro immagazzinano meglio. Cioè, praticamente la confezione viene ripulita completamente, non lasciano residui non mangiati. Quindi c'è un altissimo rendimento in termini di calorie a parità di peso, perché è molto più concentrato del miele maturo, un risparmio di soldi, un risparmio di tempo nel somministrare le dosi, perché ne serve meno rispetto a quello che si servirebbe se si usasse o un prodotto liquido o un candito da battaglia, in sostanza. Quindi la cosa conveniente per voi è quella di produrvi il vostro candito. Avete l'opportunità di avere delle ricette già sperimentate che funzionano benissimo, sono estremamente appetibili e sono anche, cioè, non hanno il difetto di seccarsi, non viene lasciato nulla di questo prodotto, magari viene mangiato anche lentamente, però lo finiscono. Quindi non sprecate nulla. Diminuite i numeri di interventi, che anche quello è un costo in denaro e un costo di tempo. Ecco, questo è un nucleo che è stato fatto quest'anno, su 6 telaini Langstroth, credo, poi ci potrebbe essere anche qualche Dadant nel mezzo, ora vediamo. Come vedete la vaschetta era piena, la continuano a mangiarlo
Il prodotto è estremamente morbido, è già aperto da giorni. Non lo mangiano tantissimo in questo momento perché alternano un po' con una fioritura di inula presente in zona. Per l'inula non fanno a botte per andare a bottinare l'inula, ma in mancanza d'altro qualcosa raccolgono. In questo tipo di arnia, che comunque è una Langstroth, è una Dadant, dove abbiamo messo dei telarini Langstroth, e forse ora vediamo ci sono anche dei Dadant, hanno il difetto della larghezza favo che non è ergonomica, non è la larghezza naturale con la quale le api costruirebbero i loro favi in un cavo d'albero o appesi a un ramo d'albero o a un costone di roccia. E quindi questo le fa perdere molta energia, quindi la nutrizione le aiuta ulteriormente a fare quello che devono fare, insomma, a fare scorta. Se volete avere l'opportunità di realizzare in modo autonomo queste nutrizioni, avete la prima lezione gratuita che vi parla di questo argomento. Quindi avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. E ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video.